Angelo Lorenzetti, allora primo giorno di scuola, una stagione nuova che comincia è sempre una cosa particolare, speciale. Speciale, bello, perché è un inizio e dentro gli inizi ci sono sempre tante aspettative, tanta volontà di far bene, di costruire un proprio futuro personale nel modo migliore. Quindi, come ho detto ai ragazzi, insomma, iniziare è molto bello, rimanere una conquista quotidiana, lavorare insieme deve essere il nostro obiettivo, il nostro successo. Si riparte da un'annata in cui siete andati anche oltre quelle che erano le aspettative. È cambiata la squadra, è cambiata in giocatori determinanti, cosa ti aspetta? Ma insomma, fare delle previsioni adesso, diciamo, è uno spreco di energie. Battezzarsi è comunque limitante in tutti e due i sensi, sia verso l'alto che verso il basso. È sicuro che dallo scorso anno che ci è piaciuto, che però sappiamo anche che certe cose, in certe situazioni siamo stati un po' fortunati, però portiamo dietro il fatto che per fare bene bisogna lavorare tanto e bene, poi dopo non sempre ci si riesce. Questo qui è un qualcosa che la stagione dello scorso anno ci lascia in eredità e noi dobbiamo cercare di tenerla e di farla fruttare. La stagione dello scorso anno vi lascia in eredità anche tanto entusiasmo e anche un rapporto particolare che avevate ricucito con i tifosi. Questa è stata una conquista dello scorso anno ed è stata anche, insomma, tante volte celebrata giustamente. Però ogni inizio è veramente un qualcosa di nuovo. Questo vuol dire che io e i giocatori non dobbiamo dare niente per scontato. L'anno scorso se c'è stato un qualcosa di particolare con i tifosi perché quella squadra dell'anno scorso aveva dato qualcosa ai tifosi. Per riavere quel qualcosa lì, questa squadra deve ridare un qualcosa di importante. È cambiata anche la proprietà, è cambiata la società, questo può portare a voi che lavorate in palestra più entusiasmo. Ma più entusiasmo di più entusiasmo è difficile, nel senso che l'anno scorso siamo partiti carichi e sapere di lavorare in questo palazzetto qua, insomma, più carica di quella è difficile. No? Noi siamo in una grande città pallavolistica e calcare questo parquet è un onore per tutti ed è un qualcosa che, come ho detto prima, è qualcosa che dobbiamo conquistarci quotidianamente. Il vostro lavoro come sarà? Partite senza buona parte della squadra, senza i nazionali, sarà poi complicato avvicinarsi al campionato? Quello un po', però se fosse stato per me non avrei voluto nemmeno Kesk qua, nel senso che volevo che fossi in Francia a giocarsi un posto ancora per gli europei. Noi adesso siamo una squadra formata di due gruppi che deve unirsi il prima possibile, poi dopo, quando arriveranno gli altri, riformeremo un'altra squadra. Questo è un qualcosa che nell'anno dei campionati continentali, insomma, è un destino comune a tante squadre e anche quello sarà una sfida tra noi e le altre per vedere quelle che riuscirà ad amalgamarsi prima. Però questo periodo qui è molto importante e dobbiamo pensare a questo e farlo fruttare nel migliore modo possibile.